Bene, siamo vicini alla nostra meta. Eccoci qua. Sono i padrini questi. I padrini del Maggia. Ma li seppellisce. Chi si vede, il ragno. Giusto in tempo per la trasmissione. Trasmissione. Buonasera, New York. Preparatevi a un grande spettacolo. Il cambio della guardia. Seppellisce nel cemento. Cos'è? Ricordate quando onore e lealtà non erano parole vuote? È cemento! Quando il Maggia era temuto e rispettato. Da oggi tutto tornerà come prima. Aiuto! Aiuto! Vorrei festeggiare insieme a voi. Niente paura. Ci rivedremo molto presto. Devo arrivare ai comandi della betoniera prima che sia tardi. Fermata. Per ora. Devo tenerli lontani dai comandi. Ok. No, hanno riacceso la betoniera. Preso? No. Vuoi assaggiare il cemento come loro, ragno? Riaccendete la betoniera! Quindi devo... Ok, neutralizzare chiunque... avvicini troppo, comunque tutti in generale. Sei pronto per la nuova New York, Pinocchio? Aspetta, dov'è, dov'è? Qua. Problema risolto, per adesso. Cavolo. Chi ha ordinato una scatola di sardine piena di incravattati? Cavolo, ok. Amaranth, guarda avanti, e ora sta per prendere il controllo della città. Ah, questi qua con gli scudi. Cavolo. Sono fastidiosissimi. Aia. Amaranth è più forte che mai, non puoi batterlo. E in due, mi raccomando. Ok. Tornare un attimo, perché. Ok. Poi. Ok, lui è andato. Potere pronto, perfetto. Che c'è quello di mezzo. Ok. Sapete, ragazzi, per me sarebbe tutto più semplice se metteste via quegli scudi. Sì. Che altro c'è? Devo allontanarlo dalla betoniera. Un attimo. Perfetto. Il livello del cemento è ancora basso. Meglio così. Ragazzi, va bene se chiamo i vostri blindati talpe? Sì, secondo me farò presa. Dicono tutti che gli scudi arrivati... sono una figata, ma onestamente... No, è vero, sono una figata. Un'altra cosa. Sempre... Ci sono anche portabicchieri lì dentro. Il tempo di fare battute. Talpe? Ma che hai nel cervello? Ma che vuoi? Inventa tu un nome migliore. Che ne dici di la tua morte? Banale. Cioè, c'è uno col mitagliatore, forse? Madonna. Preso? No, preso quello sbagliato. Vabbè. No, lui va bene. Sì, eccolo là. Se non spengo la betoniera è la fine per loro. Cavolo.
Qui diventa difficile. Diventa difficile, sì. Il cemento si è fermato. Cavacca, non gli fa niente, maledetto. Così, così, così due in meno. Poi aspetta. Ok. Questo dà fastidio, molto fastidio. È ripartito. E che palle. Basta, stai. No, no. Il sistema è in cortocircuito. Non si spegne. Aspetta, hai subito il cambio della betoniera. Devo usare le ragnatele sulla betoniera. Aia. E servirà la formula potente. Formula potente, usiamo questo. No, perché non lo mira? Reggi, ti prego, reggi. Finito. Aspetta. Ok. Posso aggiungere a prova di cemento tra gli slogan per la tela. Ah, basta, mancava solo quello. Ci può dare una mano? Restate calmi, vi tireremo fuori di lì. I padrini sono al sicuro. E adesso pensiamo a quella testa piatta. Sei corazzato, immaginavo. Complimenti, ragno. Mi hai rovinato la festa, ma non importa. È il bello della diretta. Ti piace? È il progetto Olympus in azione. L'ho finito mentre ti divertivi con gli altri boss. È l'ultima trovata degli stilisti parigini. Mi spiace, ma il metallizzato non ti dona affatto. Voglio solo ridare lustro ai criminali locali, ma serve una guida a lungo termine. E io sono a prova di bomba. Quel corpo sarà anche a lungo termine, ma tu resti un pazzo. Sono solo un esperto di pubbliche relazioni. Pare che la città non prenda più sul serio il Maggia. Non ci rispetta. Ma quando ti ucciderò davanti a tutti, la situazione cambierà. È ora di tornare ai vecchi tempi. Figuriamoci se non era da solo, porca vacca. Allora, ok. Cosa servirà per... Forse mi conveniva schivarlo. Sì, però, aspetta, cosa possiamo usare per... Forse elettricità? Ah, tu sì che hai la testa dura! Direi basta così. Aspetta. Forse posso mandarlo in corto. Madonna, che testata. Eh sì, l'elettricità. Però posso esagerare. Facciamo così. Olè. Ok. Non ne ho più. Anche le bombe forse. Sai, la tua ossessione per il rispetto deriva da una profonda insicurezza. Vediamo se ti sentirai sicuro senza testa. Mamma mia. Aspetta. Ok. Diciamo che gli scagnozzi mi servono per recuperare vita. Pelo. Poi vediamo. Ok. Oh no, non ce l'ho. No, non volevo questo gadget. Le bombe forse un pochino. Dove l'ho lanciata? Taccia.
taglia al secco. No, cosa sto facendo? Sono morto. Vabbè. Mi ero incasinato. Vabbè. Riproviamo. Allora, vediamo se stavolta va meglio. Sto menando un po'. Forse mi conveniva attivarlo. Aspetta, calma, calma. Madonna, sto andando fuori. Sono fuori, anzi. Un attimo. Un attimo. Opla. Ok. Il capo ti saluta! E lì il capo. Ok, schivato. Non pensate di mette, ma la tua è la più dura di tutte. Se c'è d'acciaio. Ok. Io non voglio mirare lui in realtà, vorrei mirare i suoi schermiozzi certe volte. Perché mi aiutano con la vita. Ok. Poi c'è una torretta. Ah, ok, è andata. Non sarà finito. Ti insegno io a rispettare. Sarà più incazzato. Rispetto, di prima. Sei nella lista. Okay. Signori, si vola! Via, basta, basta. Come dare pugno a un muro! Dare pugno a un muro. Aspetta. Oh, ecco. Oh, vai giù, grazie. Situazione. Ok. Perfetto. Poi torniamo a lui. Preso, sì. Ecco, adesso volevo mirare a lui. Porca vacca. Sparisci. Ti piace il nuovo look, ragno? Sembra pesantuzzo. Hai mai pensato allo spandex? Dov'è? Dov'è che non lo vedo? Ok, no, spogliati di mezzo. Oh. Ok. Ok, ma non ce l'ho più. Mamma mia. Ok. Fermo, sei in arresto. Sì, bastassero le pistole. Allora, trasformarti in un crimine contro la natura non è stata poi una grande idea, eh? Forse non hai afferrato il concetto di lungo termine. Il vero mago è paziente. Sa aspettare il momento giusto per... Yuri! Che stai... No! Yuri! Non farlo! Capitano, si fermi! Smettila! No! L'altra volta mi hai detto qualcosa sulla paura. Come ti senti adesso? Direi elegante. Ecco, lo sapevo che c'era il continuo, mo. Porca vacca, eh. Quando la storia si fa più bella, sul più bello. Vabbè. Niente, sì, no, immaginavo. Però dai,
tutto sommato, forse il colpo di scena del primo DLC ha colpito di più della morte di Black Cat. Qua, insomma, ha salvato testa di martello all'ultimo Spider-Man. Vabbè, chissà adesso col terzo, non so. Va bene, comunque sia, mi sa che anche qui ci sarà un filmato dopo i titoli di coda, perciò lo vediamo insieme, ecco. Mi dispiace per il capitano, ma almeno quel mostro è morto. Ne sei certa? Ma no, non era morto, si capì. Ah, sembra morto, però effettivamente. Cioè, l'aveva preso sulla placca. Capo. Come Frankenstein, cioè. Ma non era morto. Beh, io non avevo capito fosse morto, francamente. Anche perché all'ultimo Spider-Man ha spostato il fucile e quindi ha beccato la placca. Pensavo fosse, dico, svenuto, però vabbè. Congratulazioni, hai completato la storia dei territori contesi. L'avventura continuerà nella prossima campagna Silver Lining. Ok, Iron Spider Armor sbloccato. Sì, e poi l'ultimo verrà sbloccato se completo tutto al 100%, praticamente. Se non ho capito male. Questo qua, sì. Completa tutte le attività dei quartieri in territorio dei contenuti per sbloccare questo costume. E adesso ci ha sbloccato questo che, non mi piace molto. Meglio questo, però tutte e due, insomma. Non sono sto granché. Vabbè. Comunque sia, bene. Abbiamo fatto anche il secondo DLC di Spider-Man. Vediamo, ci sono attività. No, a parte i crimini, non penso. Infatti. Ok. No, io veramente pensavo che avendo deviato il colpo e avendo colpito la placca di metallo, dico che non si fosse fatto niente, però non era morto. Invece l'hanno spacciato per morto anche Spider-Man, quindi forse è convinto che è morto. Vabbè, però ora non lo è, quindi mi sa che lo rivedremo nel prossimo DLC. Io momentaneamente con Spider-Man vi saluto qui e ci rivediamo praticamente il mese prossimo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.